L'ultimo atto del 2021 per il Consiglio regionale è naturalmente l'approvazione della manovra finanziaria. Questo voto favorevole consente di evitare l'esercizio provvisorio, in attesa poi di una modifica importante e sostanziale che ci sarà con la prima variazione entro il mese di marzo. Ci saranno i tempi supplementari, insomma, per definire meglio alcuni aspetti e calibrare le scelte. Intanto però, rispetto al documento iniziale, ci sono già 20 variazioni che riguardano soprattutto le politiche sociali e l'IRAP per le imprese. Tutta la manovra riceve comunque il sostegno della maggioranza, contrarie le opposizioni che contestano anche il metodo utilizzato dalla Giunta. Poco tempo per approfondire, dicono i consiglieri di centrodestra e del Movimento 5 Stelle. A preoccupare adesso è soprattutto la recrudescenza del virus. I casi si sono moltiplicati in questi ultimi giorni. Il governo è corso ai ripari con nuove misure molto più rigide. Le regioni sono costrette a spendere molto di più per la sanità e la coperta. Su questo rischia di essere corta. In questi ultimi giorni sono state molte le iniziative del Consiglio regionale. Ricordiamo il premio Innovazione Toscana e poi c'è stato il riconoscimento per il comunicatore dell'anno, l'iniziativa promossa dal Corecom non solo nella sala Expo di Palazzo del Pegaso al piano terra. Abbiamo visto la mostra Le ali per Zaki. I presidenti del Consiglio e della Giunta intanto incontrano le altre autorità per il consueto scambio di auguri natalizi e di fine anno. Nel messaggio ai toscani, i due esprimono la determinazione a superare insieme questa fase difficile della pandemia. A Giacomo Bugliani, presidente della prima commissione che ha seguito tutto l'iter della manovra, il compito di svolgere l'intervento introduttivo. La premessa, come dicevamo, è che al momento della prima variazione del bilancio ci saranno sostanziali integrazioni. Gli chiediamo però adesso di mettere in evidenza alcuni aspetti, di sottolineare insomma qualche punto a suo giudizio particolarmente significativo. Già in questa prima fase i settori nei quali si registrano i maggiori introiti sono quelli dei servizi generali, quelli dei trasporti e del diritto alla mobilità, il settore della cultura e del patrimonio storico e artistico della regione, nonché il settore dello sport. Mentre si registra una maggior contrazione in settori come il sociale, la sanità e indubbiamente anche il settore del turismo e quello degli incentivi alle imprese. In questi settori si dovrebbe avere nel corso del 2022 un'apertura importante che viene dalla riprogrammazione dei fondi comunitari, perché siamo a esaurimento della programmazione 2014-2020 e nel corso del 2022 partirà la nuova programmazione comunitaria che a questi settori di solito è chiamata a dare risposte importanti. Non ci sono aumenti di tasse. Cerchiamo allora di vedere qualche dettaglio di questo bilancio in particolare. Come vedremo però c'è un prima e un dopo di questa manovra. L'emendamento presentato dalla Giunta ripristina 630.000 euro per le famiglie con figli disabili, reintegra i fondi per la memoria, per gli istituti storici della Resistenza e per il Parco della Pace di Sant'Anna. 2 milioni in più sono per la progettazione anche dei consorzi di bonifica, 1,5 milioni per le aree interne e montane. Si taglia l'IRAP poi alle imprese nelle aree di crisi. Dal punto di vista formale sono 4 gli atti votati a maggioranza: la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale, la legge di stabilità 2022 e il collegato, naturalmente poi il bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Già all'inizio del confronto il Presidente del Consiglio regionale esprime soddisfazione per come si indirizza il dibattito. Ma innanzitutto valuto un bilancio positivo che guarda, come dire, anche a opportunità per chi investe. Penso nel maxi emendamento la scelta di inserire gli sgravi IRAP per le imprese che vengono a investire nelle aree di crisi o nelle aree interne, e poi tutti gli investimenti che abbiamo continuato anche in un tempo difficile a fare sulla sanità pubblica. Un unico appello al governo perché faccia la sua parte. Noi stiamo facendo la nostra, ma il governo metta in campo tutte le risorse che possano essere utili per restituire, per ristorare sui costi Covid tanti che noi abbiamo avuto. Sono considerazioni che il presidente Mazzeo conferma anche alla fine, quando nella serata del 22 dicembre tutta la manovra viene approvata. Ma ricostruiamo passo per passo quello che è accaduto in queste ultime concitate sedute.
Quella che vi raccontiamo adesso è la cronaca di due giornate molto intense del Consiglio regionale, che comincia con un po' di incertezza perché la Giunta, dopo il confronto con i gruppi politici di maggioranza, ha aggiustato il tiro. L'annuncio dei cambiamenti lo ribadisce in apertura dei lavori lo stesso Presidente Giani. Un bilancio sobrio nella disponibilità, perché i soldi si devono spendere sempre con oculatezza, intelligenza e con la consapevolezza che sono patrimonio dei contribuenti, ma sobrio nelle spese correnti quanto di investimento per lo sviluppo e la ripresa della Toscana, con 161 milioni di investimenti in più rispetto a quello che avevamo messo l'anno scorso. E sulle infrastrutture, sulla cultura, sul sociale, sul sostegno ai disabili come alle persone disagiate meno abbienti, sullo sport come su quello che sono gli investimenti per la difesa del suolo, il contrasto all'erosione. Noi abbiamo in questo bilancio davvero giocato un equilibrio che cerca anche di raccogliere ciò che soprattutto le forze di maggioranza ci hanno detto, e quindi un emendamento di 20 punti con i quali abbiamo cercato di raccogliere quelle indicazioni che ci sono state proposte costruttivamente in questi giorni. Il confronto però parte ancora con molte polemiche, perché le opposizioni tutte denunciano i ritardi nella diffusione del testo. Ecco le prime dichiarazioni allora dei gruppi del centrodestra. C'è un atteggiamento veramente irrispettoso nei confronti dell'opposizione, ma anche della maggioranza, perché credo che i consiglieri debbano avere diritto di sapere di cosa si parla, debbono avere diritto di studiarsi le carte, e quindi il fatto che si prenda tutto così alla leggera su un tema che è fondamentale, perché sappiamo benissimo che il bilancio è l'atto principe di ogni anno e di tutta la legislatura, è per noi veramente una situazione quasi imbarazzante e paradossale. Cioè, noi arriviamo a trattare oggi, dopo che già era arrivato in ritardo il testo che era stato licenziato dalla Giunta, dopo che non abbiamo avuto il tempo di approfondirlo e abbiamo fatto commissioni lampo e velocissime convocate dalla mattina alla sera per cercare di arrivare in fondo alla situazione bilancio, oggi arriviamo in aula e nuovamente c'è il ritardo sul maxiemendamento. Chiediamo al capogruppo di Fratelli d'Italia però se, vista la situazione, può concedere qualche attenuante a Giani e alla sua Giunta. Io concederei tutte le attenuanti possibili al Presidente Giani se fino ad oggi non ci avesse raccontato che lui ha un dialogo privilegiato con alcuni ministri, con il governo. Ogni 3x2 è in aula a dirci che lui ha incontrato il ministro Fitto e il ministro Caio e gli hanno promesso risorse e fondi per la Regione Toscana. Avesse detto la verità, ovvero che questo governo nazionale fa tutto tranne che ascoltare i bisogni del territorio, ma questa è una posizione che sostiene Fratelli d'Italia, non quella che sostiene Giani. Giani sostiene che di essere ascoltato da un governo attentissimo alle necessità del territorio. Ad oggi evidentemente non è proprio così. Si associa in questa critica la capogruppo del Movimento 5 Stelle. Sono rimasta molto perplessa dall'affermazione del Presidente Giani quando ha parlato di un bilancio in itinere, perché ci è sembrato un modo garbato per dire che in Regione Toscana, dal punto di vista finanziario, stiamo navigando un poco a vista, e questo è molto preoccupante, perché vedete, nessuno ignora che il Covid abbia sicuramente danneggiato negativamente le finanze, le abbia profondamente destabilizzate, sicuramente ci sono stati degli investimenti maggiori da fare, però riteniamo che ci siano molte attività come quelle legate all'ambiente, pensiamo agli scandali che stiamo affrontando in questo momento, e questioni relative alla vita indipendente e altro, che non possono aspettare per essere rifinanziate la variazione di bilancio. Il giorno dopo, poco prima del voto, va in scena anche la protesta dei consiglieri di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Viene espressa con dei cartelli esposti fuori dall'aula. Eccoli, capigruppo. Questa iniziativa è un'iniziativa simbolica che come centrodestra porteremo in giro per tutta la Toscana per spiegare con una metafora calcistica il bilancio che abbiamo votato oggi in Consiglio regionale. Un bilancio fatto di tanti rinvii, di opere che saranno rinviate agli anni a venire, di qualche rigore a porta vuota come i soldi regalati a destra e a manca per finanziare opere delle quali la Toscana aveva poco o nulla bisogno, e di qualche autogol, uno su tutti, quello sulla disabilità, di cui abbiamo tutti parlato in questi giorni. La maggioranza però, attorno al bilancio e più in generale alla manovra, manifesta compattezza, come sottolinea il capogruppo di Italia Viva. Sì, il dato politico di queste ore è che la maggioranza è compatta, che Partito Democratico e Italia Viva hanno trovato sintesi unitaria sugli emendamenti,
anche con la Giunta. Questo è l'atto di più importante politicamente, il bilancio. La maggioranza è trovata unita e credo che questo sia positivo. Quindi non c'è un distinguo, non c'è bisogno di mettere bandierine politiche su chi presenta o non presenta. L'importante è votare insieme e condividere insieme un bilancio che poi deve essere per tutti i cittadini toscani. Un ruolo importante di mediazione, secondo qualcuno anche di ricucitura di possibili strappi nel rapporto tra maggioranza e giunta, lo gioca Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del PD, che fin dal primo giorno elencava le scelte qualificanti e importanti a suo giudizio fatte adesso, anche cambiando la prima bozza del documento. Abbiamo incrementato il fondo progettazioni destinato ai piccoli comuni e medi comuni, aprendolo anche ai consorzi di bonifica e incrementando la dotazione fino a 4 milioni affinché possano appunto essere fatti progetti per catturare le risorse del PNRR. Abbiamo anche riportato il capitolo che riguarda i contributi alle famiglie che hanno dei diversamente abili al loro interno ad una possibilità di accesso che era quella del vecchio ISEE, togliendo anche la soglia dei 2 anni di residenza in Toscana. Abbiamo incrementato le risorse a favore dei piccoli comuni disagiati e delle aree interne con il raddoppio delle risorse per quanto riguarda la montagna e fondi per i comuni disagiati. E poi una previsione a mio avviso molto importante che riguarda l'economia, la ripresa dello sviluppo, vale a dire l'esenzione dall'IRAP per quanto riguarda le aziende che apriranno, si insedieranno nelle aree di crisi complessa e semplice. Molto cambierà nei prossimi mesi ancora, quando arriveranno le risorse europee, non solo quelle che saranno intercettate dal piano di ripresa e resilienza, ma anche quelle dei nuovi fondi comunitari, e quando si capirà quanto lo Stato potrà destinare alle regioni. Un motivo in più, secondo la maggioranza, per confermare la piena fiducia al presidente Giani e alla sua giunta. Con questa manovra la regione non vuole solo continuare a curare la pandemia e quindi la salute dei cittadini, ma anche dare attenzione e curare l'economia per la ripartenza. Credo che sia veramente una manovra che darà risposte importanti e che farà svolgere un ruolo fondamentale alla regione per i propri territori. Abbiamo condiviso ogni passaggio partendo da una imposizione fiscale che rimane inalterata, era la nostra battaglia, addizionale IRPEF e bollo auto non sono state aumentate, per di più c'è la riduzione importante dell'IRAP per le nuove imprese che investono nelle aree di crisi, si trovano le risorse per la cultura, per lo sport, per le infrastrutture, pensiamo a 150 milioni di euro di nuovi investimenti, si guarda verso il futuro, se pensiamo anche alla richiesta di progettazione della Siena Chiusi, un'innovazione straordinaria sul raddoppio e sull'elettrificazione di questa tratta ferroviaria, per arrivare a fare interventi a favore dei comuni sui teatri, sulle scuole, pensiamo ai fondi per finanziare le scuole per tutti quei progetti che sono in corso e che sono bloccati a causa dell'aumento dei costi, un nuovo sistema di risalita degli impianti della Toscana, investimenti sulla neve, investimenti che riguardano anche la difesa del suolo, la cultura, ma soprattutto la rigenerazione urbana e l'assetto viario della nostra regione. Restano però fermamente contrari anche nel merito delle scelte fatte, considerando pure l'emendamento con le variazioni, tutte le opposizioni. Andiamo con ordine, cominciamo ad ascoltare i consiglieri di centrodestra e stavolta il primo è il capogruppo di Forza Italia. Oggi abbiamo fermamente votato contrario e anche sottolineato le cose che non andavano in questo bilancio, un bilancio dove non c'è sviluppo, un bilancio senza investimenti, ma è un bilancio prevalentemente fatto di tagli. E di tagli a cosa? Di tagli a quello che è più di prezioso per quanto ci riguarda, la famiglia, la disabilità, la non autosufficienza. Un bilancio che taglia 18 milioni di euro per le cure sulla SLA, un bilancio che taglia 9 milioni di euro per la non autosufficienza, un bilancio che leva addirittura 20 milioni di euro al turismo, lasciando al turismo soltanto 7 milioni di euro, un bilancio che toglie 130 milioni di euro agli investimenti e alla competitività del nostro territorio, ma è un bilancio che mette invece 24 milioni di euro
alle sagre, alle rievocazioni storiche, ai tagli del nastro. Ecco, c'era una volta la legge Mancia, questo è il bilancio del taglio del nastro. Siccome noi pensiamo in un momento difficile come questo, in un momento di risorse scarse, noi dobbiamo concentrare le risorse su provvedimenti che hanno a cuore la famiglia, che hanno a cuore la valorizzazione del nostro territorio, lo sviluppo delle nostre imprese, il sostegno alle nostre attività commerciali. Ed ecco i pareri alla fine di Fratelli d'Italia e Lega. Un bilancio fatto di rinvii, tutte le opere strategiche per la nostra regione rinviate agli anni a venire, penso una su tutte, il porto di Livorno. Il presidente Gianni ci racconta che questo sarà l'anno in cui finalmente sarà realizzata Dars in Europa, ma i soldi per Dars in Europa vengono spostati dal 2022 al 2023. Il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca, invece che quest'anno, il prossimo anno. Le piste ciclabili, la manutenzione delle piste ciclabili, ogni giorno la sinistra si riempie la bocca di mobilità sostenibile, di green, di risparmio energetico e poi i soldi per la manutenzione e lo sviluppo delle piste ciclabili della Toscana rinviati addirittura al 2024. Noi naturalmente esprimiamo un fermo voto contrario, tanto nel metodo quanto nel merito. Un metodo che ha visto sostanzialmente tagliate fuori le opposizioni dalla garanzia di un qualsiasi approfondimento istruttorio, in particolare per quanto riguarda il famoso maxi emendamento. Di fatto siamo di fronte ad una soluzione che è di compromesso per tutto quello che era emerso, diciamo, le difficoltà della maggioranza di questi giorni a trovare la quadra rispetto a un quadro finanziario che sì, è vero, ha delle difficoltà, difficoltà ben note, i fondi europei che ancora devono arrivare, minori entrate per 160 milioni, però di certo ci aspettavamo forse qualcosa in più, quantomeno sotto il profilo della programmazione. In realtà ci ritroviamo di fronte a una serie di provvedimenti che appunto nel tentativo di tenere insieme i vari appetiti territoriali ci propongono anche di fronte appunto a questo famoso maxi emendamento che di fatto si risolve in uno spostamento non tanto significativo nelle cifre, ma significativo perché si va ad attingere a quel fondo di riserva che di fatto è il nostro cuscinetto a garanzia di quella copertura del disavanzo sanitario che appunto è la vera partita che poi dovremo giocarci nei prossimi mesi. In dirittura d'arrivo, per un commento finale, abbiamo ascoltato anche la capogruppo del Movimento 5 Stelle, resta critica, commenta, si vive alla giornata. Si vive alla giornata su molti progetti. Si vive alla giornata e si riducono al minimo i bilanci di alcuni assessorati fondamentali che potrebbero trovarsi all'improvviso, se per caso i soldi dell'Europa non dovessero arrivare per una qualunque ragione, a dover sospendere servizi, erogazioni di qualunque tipo, pensiamo alla sanità, ma anche alle scuole, al dissesto idrogeologico, pensiamo ad esempio, per dire alcune cose che sono inspiegabili, 500.000 euro per un'azienda legata alla Louis Vuitton, insieme a altri 5 milioni che sono stati dati dal governo, quando poi si pensa a tagliare i progetti di vita indipendente che solo all'ultimo sono stati ripresi. Oppure pensiamo ai 10 milioni di euro a Toscana Aeroporti dello scorso anno per poi trovarsi a fare 30 milioni di tagli nel settore del turismo quest'anno. Ecco, questo modo di procedere ci preoccupa molto perché non ci fa intravedere una strategia da parte, non dico della Giunta, perché so che alcuni assessori hanno delle idee piuttosto chiare su ciò che va fatto, ma sicuramente attribuire la responsabilità al governatore per le scelte politiche e all'assessore al bilancio per quanto riguarda le scelte finanziarie. Nel nostro caso le due figure coincidono, quindi la responsabilità, non me ne voglia il governatore, ma è doppia da questo punto di vista. Nella serata del 22 dicembre, ecco la soddisfazione del Presidente della Giunta Eugenio Giani. L'esito del voto è il 22 di dicembre, quindi ancora con alcuni giorni davanti per arrivare al 31 di dicembre, quindi a testimonianza di una serenità, di clima e di costruttività che si è determinato, su cui io ringrazio maggioranza, opposizione, mi ha dato molta soddisfazione. Dal Consiglio viene anche formalizzata una richiesta specifica proprio alla Giunta. Abbiamo deciso anche come Consiglio regionale, ci tengo molto a dirlo, di chiedere alla Giunta il sostegno per digitalizzare tutti i nostri lavori. Questo che vuol dire? Maggiore trasparenza, i cittadini entrano in Consiglio regionale e noi costruiremo le condizioni perché sempre di più questo luogo, il Consiglio regionale, diventi la casa delle Toscane e dei Toscani. È una manovra che tiene insieme i valori e la tradizione della nostra regione con la capacità di saper innovare. Nel
Nell'ultima seduta del 2021 i consiglieri hanno esaminato però anche altri atti, vediamoli in sintesi con le decisioni prese. Intanto il Consiglio regionale ha approvato anche il suo bilancio, stessa entità dell'anno precedente. C'è una decisione poi che riguarda gli atto dei rifiuti, il Consiglio approva a maggioranza la modifica degli indirizzi per la sottoscrizione di convenzioni tra le tre autorità Toscana Centro, Toscana Costa, Toscana Sud. In pratica sarà ancora possibile il conferimento extra ambito, restando però l'autosufficienza di livello regionale. Ok anche alle norme sulle occupazioni del demanio idrico, serviranno per regolarizzare gli importi pregressi e per semplificare le procedure. Via libera al bilancio di esercizio del 2020 dell'Agenzia Regionale di Sanità, ente che si è rivelato centrale in questa fase di emergenza sanitaria. Modificata poi la legge che disciplina le iniziative istituzionali per valorizzare le finalità statutarie, che prevede anche una serie di attività per eventi che costruiscano politiche regionali del futuro, leggiamo, in ambito economico, sociale e culturale. Ci sono infine delle norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di registro unico nazionale del terzo settore, introdotto con la riforma, con il nuovo codice appunto del terzo settore. Vengono approvate queste norme, la nuova legge regionale passa con 25 sì, 6 voti di astensione nella seduta già del primo giorno del 21 dicembre. Mentre il Consiglio regionale approva tutta la manovra, salgono i casi di Covid e la situazione da un punto di vista sanitario si fa molto più preoccupante. Il nuovo scenario presuppone la necessità dunque di ulteriori investimenti proprio in sanità, risorse che tutti ora chiedono al governo, ma che intanto la regione deve trovare con fatica e con molte polemiche che restano da parte delle opposizioni. Ma i conti tornano relativamente perché ovviamente quello che ormai è stato definito il buco di bilancio deve essere a un certo momento valutato meticolosamente. Sicuramente c'è un ripensamento della Saccardi, cioè della legge Saccardi per quel che riguarda la sanità, perché si parla di un ridimensionamento delle zone di stretto, si parla di un ridimensionamento di tutte le aree che in qualche modo tra di loro hanno poco a che vedere, si parla anche su proposta e su impegno nostro di una riqualificazione dei piccoli ospedali senza essere depauperati. Noi chiediamo di investire maggior soldi, maggiori stanziamenti in medici e infermieri. Ovunque andiamo in generale, specialmente in questo periodo drammatico di pandemia, ci viene chiesto, viene denunciato che mancano medici e infermieri. C'è sicuramente un problema nazionale, numero chiuso a medicina, impossibilità di accedere alle professioni mediche e infermieristiche, ma c'è anche un problema regionale. Per esempio, dovunque si lamenta la carenza di infermieri, Estar nei mesi scorsi ha fatto un concorso per infermieri, c'è una graduatoria Estar con 2.206 infermieri, di questi ne sono stati assunti meno di 200, meno del 10%. Significa che se la Regione Toscana mettesse i soldi su questa partita, potremmo avere il 1° gennaio 2.000 infermieri in più nel sistema sanitario regionale, lo stesso vale per i medici. Il parere della maggioranza lo esprime arregionando il presidente della commissione. Le difficoltà ci sono, commenta, ma la Toscana le ha superate e continuerà a farlo. Le spese Covid per la nostra, così come per le altre regioni d'Italia, non sono state coperte integralmente dal livello statale, che è una cosa che dovremmo provare a recuperare. Le richieste delle regioni sono forti in questo senso. È evidente che con il bilancio che prima serviva per sostenere il servizio sanitario pre-Covid non possiamo pagare anche le spese Covid, e questo è il nucleo fondamentale. Nonostante ciò, con gli sforzi che sono stati fatti, la chiusura del bilancio c'è e quindi ci dovrebbe essere, al netto poi di quelle che sono le effettive ricadute delle promesse del livello statale, ci dovrebbe essere il pareggio ovviamente delle spese in sanità.
In questo scorcio di fine anno sono tanti gli eventi organizzati in Consiglio regionale, il premio al comunicatore dell'anno, una comunicatrice stavolta, ad Agnese Pini che dirige la Nazione, un altro premio, quello per l'innovazione toscana con le categorie start-up innovative, ricerca, sviluppo e innovazione digitale, brevetti, sostenibilità ambientale, tutti i dettagli e le interviste tra una settimana nella nuova puntata di Regionando. Vediamo subito però le ali per Zacchi, la mostra aperta il 21 dicembre fino al 28 nella sala espositiva del Consiglio regionale a Firenze, nata per volontà di un artista e del comune di Vico Pisano. L'idea iniziale era di fare un'immagine da mettere all'esterno del comune, però visto che ci piace coinvolgere le persone, o almeno a me piace fare lavori dove coinvolgo le persone, di solito i bimbi, faccio laboratori artistici, avevamo pensato di fare le ali è stata l'idea che è venuta istintivamente quando ho pensato a un'immagine per Patti Zacchi, un'ali di libertà, forse anche un po' semplice come idea, però insomma ha funzionato. E quindi l'idea iniziale era di coinvolgere bimbi e di fare tante ali a Patti Zacchi, però eravamo in tempo di piena pandemia e quindi tutto questo, forse anche grazie alla pandemia, è stato trasportato in via telematica. E con questo fatto di usare appunto internet siamo riusciti ad arrivare in tutta Italia, in fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, e le ali sono arrivate da tantissime parti, sono arrivate tantissime ali. L'idea era di disegnare ali su un'immagine di Patti Zacchi. È stata una cosa entusiasmante, perché per un piccolo comune come il nostro, 8.600 abitanti, fare una cosa con questa risonanza, con questa qualità, ma soprattutto con questo livello di partecipazione, tantissimi disegni avvenuti da tutta Italia, una partecipazione intergenerazionale, interregionale, così, è stata veramente una soddisfazione molto grande. Molto favorevoli i commenti del Presidente del Consiglio regionale, che interviene all'inaugurazione, e anche del portavoce nazionale di Amnesty International. Cosa pensa dell'impegno della Regione Toscana sul tema dei diritti? È un impegno storico che Amnesty International segue, cui prende parte in diverse occasioni. E quando gli enti locali e una regione importante come la Toscana hanno a cuore i diritti umani, ne trae vantaggio il nostro paese, ne traggono vantaggio le vittime delle violazioni dei diritti umani, ed è un segno di progresso e di civiltà. Feste di fine anno, tempo di auguri anche per i presidenti di giunta e consiglio qui in regione. Li fanno alle altre autorità, ma li fanno soprattutto ai cittadini, ai nostri telespettatori. Che sia un inizio d'anno diverso da quello che si è appena concluso, un anno di speranza, un anno vero di ripartenza. Abbiamo vissuto mesi difficili, ma consentitemi di dire che sono orgoglioso dei nostri medici, del personale sanitario, per tutto il lavoro che hanno svolto in questi mesi, ma anche dei cittadini toscani che hanno creduto nella scienza e nei vaccini. È chiaro, ora è il tempo di ripartire provando a mantenere un po' di quelle regole che in questo periodo ci hanno accompagnato, e non è semplice, lo capiamo, però viviamo questi giorni rispettando queste regole, vicino alle nostre famiglie, a chi vogliamo bene, e guardiamo speranza e ottimismo al futuro. I migliori auguri per il 2022 a tutti i cittadini della Toscana, a tutti coloro che vivono come comunità quello che è una delle regioni più attrattive, più belle, più ricercate del mondo. Abbiamo di fronte un'emergenza, che è l'emergenza sanitaria, che sempre più viviamo come contrasto attraverso la vaccinazione, e a loro dico che siamo orgogliosi che attraverso gli interventi che come pubblico abbiamo fatto per organizzare attraverso il nostro sistema sanitario la vaccinazione, arrivando a circa 7 milioni di vaccinazioni nell'arco del 2021. In realtà la Toscana si presenta come la più vaccinata d'Italia. E anche da parte mia, di Ignazio Cartillo, che mi ha seguito dall'altra parte della telecamera, un augurio di buone feste, di buon inizio 2022. L'ultima puntata dell'anno ci sarà da partire da giovedì 30 dicembre.